È un terremoto di potenza inaudita. Il 90% degli edifici di Messina crollano. Pensate che la vecchia scala Mercalli non basta neanche per misurare la sua potenza distruttiva. Basata sul calcolo dei danni provocati in superficie, fino a quel momento misurava i terremoti dal primo al decimo grado. Dopo quella scossa devastante sarà riveduta e arriverà fino al dodicesimo grado. La maggior parte degli abitanti di Messina, di Reggio e quelli di oltre 100 centri abitati dello stretto sono sorpresi nel sonno. Si svegliano di soprassalto e tentano di uscire dalle case, ma per molti di loro non c'è scampo. Alcuni riescono a raggiungere la strada e cercano rifugio verso il mare, ma è un errore. Il movimento della terra ha provocato uno tsunami che si avvicina rapidamente. Circa tre minuti dopo, appena tre minuti dopo la scossa, infatti, tre enormi onde anomale si abbattono sulle coste, trascinando via tutto quello che incontrano sul loro cammino e compiendo una seconda strage.